È passato esattamente un anno da quando ho fatto l'incidente. Oggi è il 2 agosto 2024 e l'incidente l'ho fatto esattamente il 2 agosto 2023. Ho deciso di fare questo video qua per spiegarvi ad oggi come sto, che cosa mi ha provocato questo incidente, ecco, dopo un anno. Comunque, se ve lo siete persi, mi raccomando, vi invito tantissimo ad andare a vedere qui in alto nelle schede e poi tornare in questo video qua così capite bene di che cosa sto parlando. È stato un incidente quasi mortale, diciamo. Spiego perché sto usando queste parole forti. So benissimo che sono delle parole molto forti. E vi spiego al volo, anche se comunque l'ho già spiegato nel video che vi ho linkato qui in alto. Però uso queste parole qua perché quando sono caduto il casco è andato via. E sapete benissimo che sbattere la testa a una velocità elevata e il rischio di perdere la propria vita è molto alto. Adesso ad oggi ancora nessuno sa dire con certezza che cosa è successo, in quanto io ho perso la memoria e nessuno è riuscito a vedere l'incidente, diciamo, in diretta. In quell'esatto momento non c'era nessuno. C'era un mio amico che però era andato avanti, era avanti a me, e io ho fatto l'incidente prima della curva e lui era dopo la curva. Ho fatto tutto da solo e quindi nessuno è riuscito a vedere ciò che è successo. Però comunque ero ad alta velocità, purtroppo. Ho preso un dosso e sono sbalzato via. E praticamente, quando mi hanno visto, non avevo più il casco. Non credo che ho preso una botta senza casco. Se no, secondo me, alla velocità che stavo andando, a prendere una bella botta senza casco, non ero qua. Per questo ho usato queste parole forti. Comunque, vi farò vedere i danni che ho ancora addosso. E poi dopo andiamo nel punto esatto in cui è successo l'incidente. Volevo fare questa clip qui dove vado nel punto in cui ho fatto l'incidente con la moto con cui l'ho fatto. L'unico problema è che la moto in questo momento funziona, solo che ha un piccolo problema al motore, sento un po' un rumore strano, particolare, non lo so, non vi so dire che rumore esatto perché l'ha usata mio fratello, che è la sua moto tra l'altro, e l'ha usata mio fratello e lui ha sentito questo rumore qua, io non ho sentito questo rumore qua. E quindi buttare giù il motore, deve guarda, controllarlo. E non, posso, non, so, non riesco. E non posso. Non so. Non so. Ma comunque fa niente. Andremo lo stesso in moto con la mia moto, meno potente, è un 70. Con il mio fratello è un 94 Ital Kit. E ho fatto l'incidente con appunto un HM Six Competition 94 di cilindrata Ital Kit. Un mostro di moto. E infatti ho fatto un bel volo. Comunque, i danni che ho ancora addosso non sono tantissimi, ma a tratti sono brutti. Mi danno un po' fastidio, anche se ci ho fatto ovviamente l'abitudine, ma mi dà un po' fastidio ancora vederli addosso. Vi spiegherò anche cosa saranno, che scelte andrò a fare, così appunto magari anche voi mi potete dare qualche consiglio se purtroppo vi è capitato anche voi una cosa simile, se avete anche voi queste ferite molto e grandi, che con questo vi faccio vedere, capite bene? E se vi è capitato anche voi, mi dispiace tantissimo, ma comunque se avete anche qualche consiglio qui sotto nei commenti, sono ben accetti, ecco. Comunque, le ferite sono queste qua, nel braccio. Prima arrivava da, comunque più o meno è da qui, la ferita partiva, ed era qua, più o meno un 7-8 cm di ferita. E ad oggi è rimasta solo questa roba qui, che come vedete è alta mezzo centimetro, forse anche un filino di più. Sì, facciamo mezzo centimetro, ecco. E toccandola è una ferita molto, molto dura. Non mi fa male, ma mi provoca. Cioè, non ho tanta sensibilità, ecco. Mi provoca fastidio, ecco, nel toccarla. Abbiamo questa piccola ferita qui, ma che è veramente minima. E poi altre ferite. Ho questa qui, qua dietro. Faccio vedere in questa maniera qua. Esatto, questa qui, che è simile a quella che ho nel braccio. Invece, avevo anche ferite qua in fronte, che però, come vedete, ho soltanto una cicatrice qui. E comunque ho una ferita grande così, più o meno, qua in fronte. Nel naso, come potete vedere, la ferita è rimasta. Praticamente il dosso che ho preso, perché sono caduto per colpa del dosso, da quello che si è capito, il dosso che ho preso è finito nel naso. E per chi non sapesse, vi raccomando, andate a vedere il video nel dettaglio. Comunque vi accenno che ho avuto dei punti qua e ho dovuto prendere un pezzo di carne perché avevo l'osso di fuori, ma ho dovuto prendere un pezzo di carne e rimetterlo lì e mettergli i punti. Poi avevo altre ferite, assolutamente sì,
nei fianchi qua sotto. Avevo, come vedete, anche qua avevo una ferita, perché sposto la piedi, una ferita grande più o meno così, più o meno la ferita era. E adesso è rimasto questa piccola cosetta qui che sembra tipo un morso di zanzara, ovviamente. Anche di qua ho la stessa cosa, ma non si vede, questo qua non so che cos'è, mi sa che è un altro segno, non è il segno della, del coso. Ah, forse è sta roba qui gigante? Esattamente sta roba, madonna, ma non me l'aspettavo, cavolo. È sta roba qui gigante, ma che roba. E perché purtroppo ovviamente non mi vedo, non mi guardo mai nella schiena. Ed è sta roba qua gigantesca. Vi consiglio di skippare questa parte perché in questo momento metterò appunto le clip delle ferite che avevo qualche giorno dopo, l'incidente qualche giorno dopo che sono uscito dall'ospedale. Poi ho altre ferite in particolare. No, sono solo queste qua, quelle più evidenti sono quelle del naso e queste qua nel braccio. Che cosa ho deciso di fare? Sinceramente non lo so ancora, in quanto è una scelta secondo me molto difficile. Allora magari si potrebbe fare una chirurgia plastica al naso o un'altra roba che non mi ricordo il nome purtroppo. E nel caso mi informo e ve lo metto qui in schermo il nome che, di cosa mi hanno consigliato di fare. Qui nel braccio, se non vado errato, mi hanno consigliato di fare tipo il laser per che appiattisce la ferita. Però ovviamente queste cose qua costano, ma sono gratis purtroppo. Forse la chirurgia plastica se lo faccio in ospedale è gratis, però mi sembra un po' too much farlo in ospedale. Non so quanto fidarmi, ecco. E preferirei spendere 10.000 euro se che fammela nell'ospedale, molto probabilmente sì. E queste qua sono le ferite che appunto ho. E ad oggi non ho problemi fisici o problemi di memoria, ecco. Un problema di memoria è stato quel periodo lì, che ho perso una settimana di tempo all'incirca. Cioè non mi ricordo proprio una settimana, più o meno sì. Purtroppo, io dico purtroppo, non mi ricordo l'incidente. Però tanti, cioè tutti mi dicono che sono fortunato a non ricordarmelo. Ed è meglio così, perché così appunto non ho paure, cioè non mi sto mettendo paure in testa, in quanto io adesso vado sempre in moto, tranquillissimo. Ovviamente faccio più attenzione, soprattutto nei dossi, perché come ho detto prima e come ho detto anche nel video in cui ho spiegato l'incidente, che tra l'altro era qualche giorno dopo, nei dossi li prendo molto piano rispetto a prima e sto più tranquillo. Comunque ragazzi, vi chiedo veramente un commentino qui sotto se volete darmi qualche consiglio per cosa fare di queste ferite qua, di questa qui nel naso e di questa qua nel braccio. Momentaneamente non mi causano troppo fastidio, però cioè ovviamente se mi guardo allo specchio, mi vedo sto naso qua, un pochettino mi dà fastidio ovviamente. Però comunque sono segni che comunque ti fanno anche riflettere e capire dove si sbaglia. E ovviamente nel caso, nel correggere. Se ovviamente è un errore, ovviamente si corregge, cioè è una cosa normale, ecco. Comunque raga, come detto anche nel video in cui spiego nel dettaglio, io faccio fatica anche tanto di alzarmi e bla bla bla, ma in questo momento ovviamente passando tanto tempo, come vedete, mi alzo, mi abbasso, mi siedo, cammino tranquillamente, ecco. Non ho, ad oggi non ho nessun danno fisico, ecco, e neanche parlando della memoria. Sono molto contento di questa cosa qua, meno male. Ma io ho, ragazzuoli, di riandare nel punto e fammi vedere dove è successo ciò. Ragazzo che mi guarda, che hit. Incidente. Vi ricordo che la moto con cui ho fatto l'incidente non è questa qua, ma bensì quella di mio fratello. Ancora in seconda, io tipo già in quarta. Vabbè, volendo potevo tirare ancora di più le marce, però sì, ma che roba, siamo praticamente arrivati. Il mio amico era dopo questa curva qua, vedete questa curva qui, quindi non mi ha più dovuto vedere oltre a quest'altra curva. E questo qua, adesso mi faccio, vado a sinistra qua, mi fermo esattamente in questo punto qua, anzi potrei andare anche un pochino più avanti volendo, esatto, li metterei qua. Stavo arrivando da di là, ho fatto il dosso, abbastanza forte, molto veloce, moto lì dove mi ero fermato lì prima,
quella vietta lì, più o meno, quel punto lì. E io mi trovavo di là a sinistra, nel mezzo al campo. Ovviamente non mezzo al mezzo, però comunque mi trovo dentro il campo, lì a bordo strada, per vedere i vari danni. E guardate sempre il video che vi ho linkato qua in alto a destra. Quindi sono andato qua in strada, ma non ho fatto... Cioè, fortuna sono qua, sono vivo. Sono contento, devo essere felice. E tra l'altro ho fatto pure un reel su Instagram che vi linko qui sotto in descrizione, se qualcuno volesse andare a vedere, fa soltanto che piacere. Appunto faccio vedere anche lì nel dettaglio dove appunto ho fatto l'incidente. C'è un reel dove diciamo riassumo un po' tutto.